In questo video ti racconterò qual è l'origine della struttura di personalità dell'Enneotipo 5 secondo il modello bioenergetico di Juan José Albert Gutiérrez. Io sono Noemi Aspasia Marcialis, sono una psicologa clinica. Se ti piacciono questi temi, iscriviti al canale. Ci troviamo all'interno della fase preorale dello sviluppo. Non c'è consenso tra tutti gli studiosi sulla durata di questa fase. La stimiamo più o meno tra gli ultimi mesi della gravidanza, quindi la vita intrauterina, e le prime settimane per chi si mantiene corto o i primi mesi di vita del bebè per chi si mantiene un po' più largo, comunque si conclude entro il sesto mese. Stiamo parlando quindi di una creatura che ancora non ha i sensi specializzati. Per esempio, può vedere fino a una distanza di 20-30 centimetri, poi tutto è sfocato. Sente molto bene però i suoi stati interni, per esempio la fame, il freddo. Allora, la struttura di personalità che si formerà se in questa fase c'è una situazione traumatica ripetuta, quindi se si supera una certa soglia di sofferenza, è da intendersi in termini difensivi. La struttura di personalità dell'Enneatipo 5 sarà una difesa rispetto a quanto sto per narrarvi. La situazione, la potenziale situazione traumatica è la seguente. Immaginiamo all'interno del concetto di ciclo delle necessità che vi ho descritto alcune settimane fa, potete recuperare il video, che il bambino abbia fame, quindi percepisce una necessità alla quale si accompagna uno stato di tensione interna, si mette in azione per soddisfare quella necessità e ridurre lo stato di tensione. E come si mette in azione? Stiamo parlando di un bambino di età inferiore ai 6 mesi. Piangendo, la madre giunge, gli dà la tetta, quindi viene soddisfatta la prima necessità, la necessità legata alla fame. Il contatto con la madre, però, è un contatto angoscioso. La madre, in questo periodo, sta vivendo uno stato d'animo negativo, depressivo, subdepressivo. Non voleva il bambino, magari voleva il bambino, ma comunque non sta bene. Albert Gutiérrez lascia un margine ampio di ipotesi rispetto magari a Lowen, che parla proprio di ferita da rifiuto e di negazione del diritto ad esistere. Ora, il bambino percepisce lo stato d'animo della madre e stiamo parlando di un bambino così piccolo che non può distinguere fra sé e la madre. Pensa di esistere solo lui e non comprende che lui e la madre sono due esseri distinti, quindi lo stato d'animo della madre diventa il suo. Perciò qual è l'associazione inconscia che il bambino può fare? Se mi metto in azione per soddisfare le mie necessità, mi arriva una sensazione angosciosa, che è una minaccia alla mia esistenza. Non ha la capacità cognitiva di valutare se effettivamente sussista una minaccia. Bene, quando si forma questa associazione nella sua mente, se mi adopero per risolvere le mie necessità, risolvere lo stato di tensione che alla percezione delle necessità si accompagna, se mi adopero attivamente, giunge una sensazione di minaccia, quindi il mio equilibrio omeostatico è comunque rotto. Ho soddisfatto la prima necessità, ma è giunta una sorta di perturbazione che è peggiore della stessa fame. Qual è la strategia difensiva primitiva, visto l'epoca in cui ci troviamo, fase preorale, che il bebè mette in atto? Non devo adoperarmi attivamente per soddisfare le mie necessità.
Ma per riuscirci non le devo proprio percepire queste necessità. Allora, da un punto di vista energetico, cosa può fare? Parliamo di impulso energetico come di un impulso unitario che però può essere scomposto in due sottoimpulsi. In spagnolo, e se siete italiane e se siete dei 5 avete un livello di istruzione formale altissimo, quindi potete capire lo spagnolo, si parla di subimpulso tierno, che è l'energia necessaria a percepire le necessità e la tensione interna ad esse connessa, e il subimpulso aggressivo, cioè l'energia necessaria per mettersi in azione e risolvere la necessità al fine di tornare allo stato di riposo. Come tratta questi due sottoimpulsi il bimbo? Il bimbo futuro NA tipo 5 che ha la madre che ha uno stato d'animo basso o addirittura una madre rifiutante, cerca di mettere una contro l'altra queste due energie. Sono uguali ed opposte, quindi si annullano. L'energia che avrebbe voluto spendere all'inizio per soddisfare le necessità la spende per inibire la percezione delle necessità. Inibire la percezione delle necessità, se è una strategia ripetuta nel tempo, va a delineare una struttura di personalità stabile che lo accompagnerà per tutta la vita. Questa struttura di personalità prevede una dissociazione, è ovvio, tra sensazione, emozione e pensiero. Prevede una sensazione sottile ma costante di paura. Andare nel mondo è un'esperienza paurosa, anche se non c'è un contenuto cognitivo specifico. Non pensa, a differenza dell'NA tipo 6, mi succederà A, B, C. No, ha paura, punto. Fare esperienza del mondo è pauroso. Allora cosa farà? Se non puoi fare esperienza del mondo, sostituisci l'esperienza con la conoscenza. Quindi si ritrovano, per usare un'espressione abbastanza inflazionata, a sostituire la mappa, la loro astrazione, con il territorio, la vita reale che cercano di non esperire. E fra tutte le esperienze possibili, una particolarmente minacciosa, la più minacciosa, è il conflitto. Non può entrare in conflitto, si ritira prima di giocare, si isola. Prendere parte a un conflitto vuol dire esporsi a un eventuale annientamento. L'austerità e l'avarizia di questo tipo è dovuta al fatto che meno necessità ha, e meno minacce gli giungeranno. Grazie di avermi ascoltata anche oggi. Baci, benedizioni, iscriviti al canale.